forsan et ec olim meminisse iuvavit. Forse un giorno gioverà ricordare tutto questo. È molto importante reinserire i detenuti nella società. Basta con la vendetta, basta con tutto questo e reinserire e di rifare forse certe cose del sistema penale, no? Soprattutto educazione, rieducazione, come lo vedo io. E questo è possibile attraverso la manualità e il teatro e fare queste cose. Spero, no? Che possiamo continuare e fare le cose più grandi, che queste cose non saranno più conosciute delle persone. Sono volontario e mi chiedono fuori, ma come sono questi detenuti? Non ti fanno paura? Perché la società fuori ha paura di loro, ma sono persone, no? Non si può vedere le persone così e si deve dare una second chance, no? E anche se si sbagliamo, sbagliamo tutto, anche fuori, così devono fare i detenuti parte dell'umanità, non a parte, ma devono essere reinseriti e saranno bravi. Sono buono, mi chiedono fuori, ma come ti trattano? Mi trattano bene, meglio di quelle fuori, con più sono cortesi, sono educate. E si meravigliano, ma queste sono dentro. Ma sì, sono dentro, ma è successo qualcosa, la persona cambia e dobbiamo accettare, c'è cambiamento. Cambiamento è una evoluzione del carattere e così io spero si può fare di più e fare capire le persone fuori che di perdonare, basta con la vendetta. E queste saranno le mie ultime parole. Sì. Il teatro già di per sé è un luogo non quotidiano, dove non vi è quotidianità. In questo luogo e in questo progetto, nella costruzione di questo progetto, l'extra quotidianità è ancora più forte, si sente ancora più forte sia per chi credo sia qua, quindi vive dei giorni diversi dal quotidiano, sia per chi entra come me e si trova a collaborare e a creare insieme a queste persone. Perché non è comunque non si è chiamati a mostrare una tecnica o un virtuosismo, ma a creare insieme. E tutto diventa necessario, che è poi dovrebbe essere la base del teatro. E anche per chi viene a vedere uno spettacolo del genere, secondo me c'è un'extra quotidianità del teatro anche in questo, perché le persone che guardano questo tipo di spettacoli non si possono rilassare in una poltrona, non si possono non considerare attivi. Mi definisco una collega degli ospiti della casa di reclusione di Maiano. Infatti mi ritengo parte attiva di questa compagnia che è stata creata con Giorgio Flamini e con la partecipazione di tutti quanti. Senza fare ovviamente tutti i nomi perché sono veramente tanti. Nello spettacolo interpreterò la regina Maria Carolina, una regina molto cattiva che condannerà a morte la marchesa Pimentel. Sicuramente l'esperienza al carcere è un'esperienza unica come qualsiasi esperienza dal punto di vista teatrale, proprio perché si celebra l'hinc et nunc e tutti quanti hanno sicuramente dimostrato una grandissima professionalità a partire proprio dagli amici, così li definisco, detenuti. Infatti si è creato un vero e proprio clima di compagnia che spesso al di fuori è difficile creare. Oltre che una casa di reclusione, è stata per noi che siamo venuti dall'esterno una casa di accoglienza. L'unico limite che si impone la sine nomine è sicuramente il limite della professionalità. Il limite delle prove, appunto. E tutti quanti, con grande umiltà, cerchiamo di portare avanti questo progetto con una forza e con una determinazione assolute. Il teatro in carcere
È una bella cosa, ovvero è una bella cosa. A parte che mi fa sentire io libero. Non solo un uomo libero, un marito libero, un padre libero. Perché grazie a questa esperienza del teatro, adesso i miei figli hanno una visione diversa di me. Se prima venivano, avevano solo davanti agli occhi la figura del padre, cancelle, sbarre, muri, adesso a volte riesco a vedere qualche foto, qualche battuta che gli posso fare a colloquio. E loro apprezzano molto questo mio cambiamento. Chissà, forse un giorno si parlerà di me diversamente. Non più da un ex detenuto, ma forse un futuro attore. Per carcere tutte le attività sono importanti, quando ci sono, perché non tutti i carceri sono le attività. Qua invece con il teatro abbiamo trovato qualcosa che è molto più di una qualsiasi semplice attività, perché riusciamo a evadere con i nostri pensieri, con la nostra mente, sogniamo molto molto forte. Ecco, questo ci permette di vivere molto meglio. Alcuni giorni il carcere non lo sentiamo proprio, e questo è dovuto a tutte queste esperienze che facciamo, alle persone che conosciamo, con quelle che ci rapportiamo, configuriamo tutti i giorni. E cambiano anche i discorsi, perché poi non far niente ti mette in una bolla. Per portarci con le attrici esterne abbiamo i fenomeni sacri come Diletta Masetti, la rivelazione conclamata Sara Ragni, che non solo ci danno quella spinta in più per poter lavorare e fare qualcosa di meglio, ma ci fanno anche capire che ci sono persone all'esterno che non sono pronte solo a puntare il dito e dire quello è delinquente, come vuoi delinquente, come chissà che fosse. Oh. Insomma, è una che è un percorso di vita, una scelta che è sbagliata, dopo una situazione che è dovuta per forza capitare, si è trovata in questo posto. Che poi la linea è sottile, non vi credete, tutti possono venire qua dentro. Tangentopoli è stata un po' una conferma, mi raccomando. Zitto, capo Lucianello ci sente. Vorrei complimentarmi con i miei compagni perché ho visto un salto di qualità, perché riconosco io sto dal 2010 in questo istituto. Ho visto persone che non avevano nemmeno il coraggio di alzare gli occhi, adesso addirittura recitano in tedesco e in inglese e si immedesimano in parti, insomma, secondo me molto, hanno raggiunto un buon livello. Scriviamo i testi, studiamo, facciamo delle ricerche e ogni volta che fai un teatro, che fai uno spettacolo, è come se tu ti prendessi la vita di qualcun altro, che dopo averti dei libri per informarti, ti rimangono dentro e ti fanno vedere a poco la realtà e le cose in modo diverso, ed è un altro giudizio su quello che ti circonda e ti apre nuove prospettive. Oggi posso dire che il teatro è catarsi, l'ho letto sul libro ed è vero, perché l'ho sperimentato sulla mia pelle. Posso dire a livello, diciamo, personale, dagli ultimi 6 anni a questa parte, da quando sono arrivato qui alla casa di reclusione Spoleto, è iniziato il mio cambiamento, in sostanza, sotto l'aspetto, diciamo, relazionare, di relazionarmi con gli altri, perché prima ero praticamente chiuso in una barriera tutta mia. Da quanto ho iniziato, in sostanza, ad andare a scuola e avere l'opportunità di studiare, di diplomarmi e di iniziare un percorso. Stiamo intraprendendo un percorso che speriamo che va avanti sempre costantemente. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e niente, il teatro, specialmente in questo luogo, ci regala un'emozione, ci dà gioia e dei momenti anche di evasione. Quando vuoi. Ah, ma stai aspettando a me? Non lo sapevo, come sono veloci questi cambiamenti. Andiamo Giovanni Borrelli, sono di Napoli, si sente, no? Niente, sono entrato nel carcere all'età di 37 anni e ora ne ho 45. Pensavo che il carcere non ti offriva niente di, non so, pensavo solo il cancello, o passeggi, queste cose qua. Sono entrato nel mondo della scuola e da lì si sono aperte le porte per vedere oltre queste mura. Ora sono al 5° anno del liceo artistico e grazie a questa esperienza ho acquisito tante cose che prima non conoscevo. Attraverso la scuola ho iniziato a frequentare anche il teatro, altra cosa che nei miei pensieri magari sì, lo guardavo dalla televisione, qualcosa così, ma
non conoscevo le sue caratteristiche. Posso dire che questa esperienza è meravigliosa. È meravigliosa anche davanti a una macchina fotografica non ero capace, avevo un po' di timidezza, invece adesso anche di fronte al pubblico sono più aperto, cioè riesco a confrontarmi meglio con le persone. Abbiamo iniziato questa esperienza teatrale circa 4 anni fa, proprio con un nostro docente, che oggi è attuale nostro regista. E un po' è stato anche il teatro, che non, che non lo conoscevo nemmeno cosa significava la parola teatro. Facendo alcune cose con un mio carissimo amico, scenotecnica, regista e tutto il resto appresso. Ho frequentato la scuola, lavoro, ma la cosa più bella e più che mi ha dato esperienze e che mi ha fatto capire tante cose è il teatro. Ogni anno, 2 o 3 volte, ci dà un po' di libertà. Non passa, figurati fatti, continuando. Vedete come sono bravi? Mi incoraggiano, quelle e quelle che sono di bello. Che mi incoraggiano tantissimo, perciò io voglio bene e mi porto rindo cuore, compagno vecchio. Sì, craio, trovo, vos sta piazza. Sì, craio, trovo, vos sta piazza. Sono la grammar amore e non sputazza. Sono la grammar amore e non sputazza. Questa serenata la vorrei dedicare tutta, tutta, non so se si può dire, se non la tagli, a mia moglie. Grazie. Alcuni amici mi hanno invitato a fare delle esibizioni, le esibizioni diciamo sportive, e là ho conosciuto un mondo totalmente diverso. Sono stato, diciamo, sono stato invogliato da parte del professore da andare a scuola e a partecipare a questi spettacoli. Ho vissuto momenti in cui non credevo più a certi valori, ero abbandonato un po' a me stesso. Cominciai qui a Spoleto. Di Maialano, vecchissimo bello gruppo. Sono tutto cacciarato, chiusare da si cancellello. Pare proprio all'inverno. Questa musica e parole sono gli stessi, sta canzone non è. Voglio sapere, non so per fare. Ma giù, nel vicolo comando io. No, non comando. Ma lascia stare un metto proprio, comando io, comando io. Da tanti anni che sono in carcere, in questo istituto, e ho scoperto di fare l'attore teatrale. So many things about teatro. Because teatro is an event that also creates opportunity for anybody, you know, especially someone like me, you know. I don't know how to act theater, but today I can play a part in theater through Professor Fleming. So, and he give, he make me feel free and almost liberty, although I'm a prisoner. But whenever I play any part of the theater, so I feel free, like I'm in freedom. So, especially